Benvenuti a questo video introduttivo sull'uso di Excel. Cos'è Excel? In pratica è un foglio di calcolo, serve per realizzare dei calcoli, creare dei grafici e anche trattare dei dati, quindi creare dei database e quindi fare ricerche. Per quanto riguarda l'ambiente di lavoro, inizialmente, come possiamo vedere, è un gran reticolato, una griglia formata da lettere e da numeri. Ogni lettera equivale ad una colonna. Se voglio selezionare l'intera colonna, clicco sulla lettera oppure da righe che sono numerate. Quante sono le righe e le colonne? Possiamo vedere che arriviamo alla lettera U, poi spostandoci, dopo la Z troviamo di nuovo la A, 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 B, A, C fino ad A, Z. E poi riprende. Quindi per saperne quante ce ne sono, tenete premuto il tasto CTRL e con il tasto freccia verso destra andiamo a vedere che l'ultima colonna è XFD. Praticamente sono 16.384 colonne. Per tornare indietro, CTRL freccia verso sinistra. Quante sono le righe? CTRL freccia in basso, 1.048.576. CTRL freccia in alto, torniamo all'origine. Se tutte queste caselle o celle, quindi abbiamo, ripetiamo, colonne, righe, il singolo elemento è la cella. La cella viene individuata da queste coordinate casella del nome. Oppure posso andare direttamente alla casella scrivendo l'esempio M22 in automatico mi porta su M22. Come possiamo vedere in basso troviamo foglio 1. Se il foglio 1 non è sufficiente per le nostre operazioni, per i nostri calcoli, non vi preoccupate, possiamo aggiungere un altro foglio. Ancora un altro, quanti fogli posso aggiungere? Ben 255. Quindi basta moltiplicare 16.384 per 1.048.000, quelli che siano. Una volta che sappiamo il numero di celle, le moltiplichiamo per 255, penso che siano più che sufficienti. Torniamo sul foglio 1. Se ad esempio utilizzo il foglio 1, il foglio 2, il 3, il 4, quello che sia, per avere delle informazioni su cosa contiene ogni tipo di foglio, basta cliccargli sopra col tasto destro e andare su di nome. Dove adesso io scrivo, vabbè, calcoli A, poi ci saranno, così è dato un nome 1-1 qualsiasi. Per quanto riguarda poi gli altri aspetti importanti di questo foglio di calcolo, c'è questa casella qui, dove è la casella dove noi andiamo a scrivere le formule per eseguire i nostri calcoli. Poi c'è quest'altro fx che serve per andare a scegliere delle funzioni che ci aiutano nei nostri calcoli. Una cosa importante è la selezione. Si può selezionare in questo modo un gruppo di caselle, poi in verticale, in orizzontale, scegliere una singola cella, scegliere una colonna, poi spostandoci più colonne, lo stesso anche sulle righe, tasto destro teniamo premuto e con il tasto del sinistro del mouse continuiamo a trascinare. Posso anche selezionare l'intero foglio cliccando in questo punto. Una cosa che possiamo creare, ad esempio, è delle serie di numeri. Posso mettere i primi due valori, 1 e 2. Selezionare le due caselle, avvicinarmi col mouse e possiamo vedere che il mouse assume una forma di una più. Vado a trascinare e mi crea una serie con un intervallo di un'unità. Se invece faccio 1 e 3, avrò una sequenza che è alternata ogni due unità. Quindi posso fare numeri pari, numeri dispari. Posso ad esempio scrivere il giorno, posso scrivere giovedì,
vado poi ad allungare, mi vengono i giorni della settimana, ma posso farlo anche scrivendo lunedì e poi mercoledì, e in questo modo avrò l'elenco saltando un giorno della settimana alla volta, a 3, a 4, ma posso farla anche con i mesi, metto gennaio e così mi creerò tutto il mio elenco di mesi. Posso farlo anche alternato, mettendo solo i mesi dispari, i mesi pari. Posso anche mettere una data. Oggi è il 19, 19.04.2021. Mi creo così il mio calendario. Queste servono per creare delle serie. Così come tutti i programmi della Microsoft Office, c'è la possibilità di copiare e incollare come tutto. Basta, mi servono queste cifre, basta selezionarle, Ctrl-C, vado da un'altra parte, Ctrl-V e sono a posto. Per eliminarle, se voglio eliminare qualcosa, basta, come tutti questi programmi, seleziono e cancello. Dopo aver visto il copia e incolla, provo a cancellare tutto, così seleziono tutto, premo il tasto Cancel. E parliamo adesso un attimo di formattazione delle celle. Vado a creare un'altra serie. Facciamo fino a qua. Ecco, per quanto riguarda la formattazione delle celle, così come qualsiasi tipo di formattazione con i prodotti della Microsoft, una volta che abbiamo evidenziato, possiamo modificare il tipo di carattere. Scegliere il carattere che vogliamo, adesso ne scelgo uno a caso, e si può scegliere anche la dimensione del carattere. Vedete che l'aumentare della dimensione del carattere è aumentata anche l'altezza della cella, quindi l'altezza della riga rispetto a queste altre. Cos'altro si può fare per quanto riguarda il dimensionamento? Ovviamente possiamo metterle a sinistra, allineamento a sinistra, allineamento centrale. Possiamo fare in modo che siano cambia di colore il nostro cambiano di colore i nostri dati che abbiamo inserito. Possiamo anche, ad esempio, se avessi fare copia e incolla, copia il formato e incolla il tipo di formato, così come si può fare su moltissimi prodotti. Per quanto riguarda, posso anche portare in questo modo e posso anche fare così. Quindi abbiamo la possibilità di formattare. Inoltre, possiamo anche fare in modo di dare uno sfondo, un colore alla nostra cella. E molto altro ancora, oppure ad esempio cliccando in questo punto, per quanto riguarda, possiamo scegliere il tipo di bordo da dare alla nostra cella, bordi esterni, oppure posso selezionarli tutti, selezionarli così e scegliere invece che li divida tutti i bordi. Però se il bordo esterno lo voglio di dimensione maggiore, a riselezionarli, vado a scegliere il modello ed ecco in questo modo. Adesso per ritornare tutto come prima, eseguo una serie di Ctrl Z per tornare indietro, oppure scrivo 10, faccio altro che fare copia il formato e ritorno tutto come prima. Dopo aver detto questo, vorrei farvi vedere la formattazione, cioè il ridimensionamento delle celle e delle colonne. Se vado su una, se clicco sulla lettera A, B o quella che sia, posso vedere larghezza delle colonne. Larghezza delle colonne sono 8,43, questa è
Questa è la misura standard della larghezza della colonna. Fino a quando posso arrivare? Fino ad un massimo di 255. Ma cos'è 8,43 o 255? Innanzitutto andiamo a vedere che per default, quando si apre il foglio della cartella di lavoro, il carattere predefinito, il calibri e la dimensione è 11. Quindi, ma cos'è 8,43? 8,43 fino a 255 sono i numeri di caratteri che si possono inserire all'interno di questa ascella, cioè di questa parte in una colonna. Ovviamente se vado a cliccare S vedete che sono molti di più, quindi non si riferisce a qualsiasi carattere, ma al valore numerico, al carattere numerico 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e un pezzettino. 8,43. Quindi si riferisce a quanti caratteri di questo del valore numerico 0 posso inserire all'interno di una scella. Vediamo come possiamo modificarla. Larghezza colonne. Abbiamo detto che 8,43 è quella di default. Se vado a mettere, vorrei portarla a 300, larghezza ok, ci dice che al massimo sono tra 0 e 255 caratteri. Ok, lasciamo 300, lasciamo tutto come prima. Vediamo invece adesso l'altezza delle righe. L'altezza delle righe di default è 15. 15 corrisponde ad un quinto di pollice e non può essere superiore a 409 che corrispondono a 4,68 pollici. Quindi se vado a mettere il valore 30, ovviamente è un valore accettabile, e mi CTRL Z per tornare indietro, ma se vado ad inserire altezza delle righe un valore superiore a quello che dicevo prima, 409, non so se metto 410, l'altezza della riga deve essere compresa tra 0 e 409. Perché è interessante fare questo? Perché posso formattare completamente l'intero foglio con larghezza delle colonne, invece di 8,43 le voglio 15 e l'altezza delle righe invece di 15 le vorrei 30. Ecco, così mi sono formattato l'intero mio foglio di lavoro con le stesse caratteristiche di altezza e larghezza della scella. Torno indietro, CTRL Z, CTRL Z, perché adesso vorrei farvi vedere qualche cosa che riguarda l'introduzione delle formule. Una formula è preceduta, Excel interpreta l'introduzione di una formula quando su una qualsiasi cella vado a inserire il simbolo uguale. Questo sta a indicare che iniziamo a digitare una formula. Posso scrivere la formula direttamente sulla cella oppure posso andare anche qua sulla riga delle formule. Non ha importanza perché se la scrivo nella cella comunque apparirà anche nella riga delle formule, nella casella delle formule. Facciamo una cosa semplice. Qui vado a scrivere un valore 125. Metto 215, vado un attimo a zoomare così si vede meglio. Voglio eseguire la somma di queste due celle. Uguale. Non devo scrivere il valore numerico 125 più 215, ma il riferimento alla cella. La cosa più logica è cliccare direttamente sulla cella. Vedete che appare l'indicazione E4, più clicco sull'altra E5. Così evito di andare a digitare io le coordinate della cella. Ovviamente andando a sostituire il mio valore viene aggiornato il risultato. Vediamo adesso un altro caso dove andiamo a sommare più di due celle.
celle, e di conseguenza sarebbe troppo lungo andare a digitare, andare a selezionare cella per cella ad indicarlo. Si può fare la somma automatica, ci si posiziona sotto la cella successiva, si va su formule e vedete che troviamo il comando somma automatica. Mi dice: vuoi la somma, vuoi la media, vuoi contare i numeri, vuoi trovare il minimo, il valore massimo, altre funzioni. Vado a scegliere somma. Scusate perché ho messo un valore in più. Va bene così. Ecco, adesso qualsiasi valore vado a modificare. Interessante però notare che se clicco sulla cella della formula trovo che in automatico lui ha scritto la formula che è una funzione uguale somma F4 da F4 l'intervallo fino a F12. Infatti se voglio farlo io scrivo 25 e 51. Vado, andiamo a modificare. Qui posso scriverlo direttamente uguale somma. Vedete che posso già prendere la funzione, somma, ma facciamolo da noi senza farci aiutare, metto la mia parentesi, vado a selezionare tutte le celle, vedete che in automatico mi fa vedere da G4 a G11 a G12, chiudo la parentesi e clicco. E così mi sono trovato la mia somma. Cancello queste. Cancello questa perché adesso qui abbiamo fatto la nostra somma. Qui voglio fare la mia sottrazione. Ecco, vedete che il testo è andato fuori dalla cella. Non significa che in questo momento abbia occupato lo spazio della colonna G, perché se vado a cliccare sulla colonna, vedete che non è andata ad occupare spazio, devo semplicemente allargare la cella. O lo faccio manualmente in questo modo, oppure vado a cliccargli sopra la linea e in automatico va a scegliere la giusta dimensione. Io voglio fare una sottrazione, farà 5. In questo caso la formula sarebbe uguale a questa cella meno quest'altra. Nel caso della moltiplicazione, così allarghiamo andare a scrivere questa cella per quest'altra. E nel caso della divisione, sempre uguale perché è una formula, andiamo prima cella diviso seconda cella. Ecco, abbiamo visto queste prime quattro operazioni, facciamo così, adesso le esiste. Adesso le sistemiamo, vado su Home, le mettiamo allineate al centro. Abbiamo visto queste quattro operazioni, l'introduzione a Excel. Vi ringrazio per la visione di questo video. Seguiranno altri video dove passo dopo passo vedremo delle cose, vedremo di fare degli step successivi per imparare a usare Excel nel migliore dei modi. Grazie e arrivederci al prossimo video.